Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono Xyuder e ragazzi, porcaccia, 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 ragazzi, non posso non registrare. Ringrazio subito, subito tutti i ragazzi che mi stanno mandando dei mega leaks, Fabio, Sacini, che non so chi sia, che stanno mandando tutto al nostro amico, quello che succede su Twitch e YouTube. Ragazzi, grazie di cuore per fornirmi delle informazioni che giro a voi spettatori che vi faranno grattare i peli dei piedi, ragazzi. Adesso andremo a vedere, ragazzi, qualche piccola immagine relativa alla Season 5, come oramai stiamo facendo da un po' di giorni a questa parte. Ma ce l'avete la cintura? No, quella dei pantaloni, quella di sicurezza, ragazzi. Cintura di sicurezza perché abbiamo il modello 3D della mappa della Season 5, ragazzi. Ieri avete visto il modello che io avevo visto da un'altra persona e che era buggato. Adesso abbiamo la mappa ufficiale in 3D. Quindi ragazzi, non cincischiate, subito un bel pollicione in su, mi raccomando, e andiamo a vedere subito, subito la prima immagine. 3, 2, 1, Samba da Faia, ragazzi, guardala qua, prot! Questa ragazzi è la prima immagine che troviamo nei file di gioco della Season 5. Come vedete è un tizio bello cicciotto, bello pelato che legge un libro e sappiamo ragazzi, come leggiamo nella seconda riga là in alto, che questa è una statua che c'è davanti alla scuola superiore. Avevamo già visto ragazzi come c'è una scuola nella Season 5. Visto che c'era il cartello, la bacheca, le fontane, questa ragazzi è una statua, come vedete si chiama School Statue, statue, non so come si pronuncia in inglese, statue, la troveremo dove verrà collocata la scuola, ancora non si sa. Proseguiamo ragazzi con un altro oggetto molto molto sgranato, ma anche molto molto interessante ragazzi. Allora, secondo voi che cosa può essere questo oggetto? Io credo, visto così, che sia un cavatappi spaziale. Poi, perché mi prenderei la leva da lì e aprirei le bottiglie. In poche parole, magari non ci saranno più neanche le bottiglie nello spazio. Qualcosa che però ci fa intuire, ragazzi, che questo oggetto sia di natura futuristica. E il futuro, ragazzi, è anche uno degli argomenti più hot che si sta. Di cui si sta parlando adesso su Fortnite, visto che le ere potrebbero anche introdurre il futuro, ragazzi, ci fa presagire che potrebbe essere qualcosa che venga da chissà dove. Ovviamente, se voi avete delle idee, ragazzi, sotto qua me le dovete scrivere in modo che io posso vedere e leggerle. Questo, ragazzi, è un altro oggetto particolarissimo che, visto così, non ha assolutamente senso, eppure era dentro nei file di gioco, ragazzi. Visto così sembra la monoruota. Non so se avete presente le moto, quelle che hai la ruota tutta intorno, no? Che va in giro di prepotenza, costano 50.000 dollari e sono meravigliose, ragazzi. Questa, boh, io non so che cosa sia. Non lo riesco veramente a capire, ragazzi. Se qualcuno di voi ha qualche idea, vi prego, me lo dica subito perché sembra davvero un altro oggetto strano, colori verdi rossi. Un cerchietto futuristico, non lo sappiamo, ragazzi. Mentre invece sappiamo bene che cos'è questo. Allora, qua c'è da stare attenti perché io ve l'ho fatto vedere pulito pulito così senza neanche darvi un po' di attenzione, ma ragazzi, questo è palesemente un esposto di un oggetto che si usa per la realtà virtuale. Qua si potrebbe aprire il mondo su quello che rappresenta questo oggetto, nel senso, è un oggetto che troveremo semplicemente in Fortnite? È un oggetto che potrà lasciar presagire che Fortnite si potrà giocare con l'Oculus Rift? Io non lo so. Ah, era un volante! Questo è un VR, ragazzi. Come prima poteva essere un volante, giustamente. Potrebbe essere un volante, ragazzi. Questo però potrebbe essere una nuova piattaforma, ragazzi. Il VR.
Non lo sappiamo, è un leak proprio fresco come il ghiaccio che tiri fuori dal congelatore, ma ragazzi, attenzione, attenzione, perché potrebbero esserci delle grandi, grandi novità per quello che riguarda le nuove piattaforme su cui verrà portato Fortnite. Andiamo avanti, ragazzi, andiamo avanti con un'altra figata. Questa è una figata, ragazzi. Col VR, qui spacchiamo tutta la casa, dice Ascarius. E intanto salutiamo Nicolas, che come al solito fa il criminals mentre registro. Grazie Nicolas, Gianni Morandi sempre nei nostri cuori. Che cos'è questo, ragazzi? Questa è la skin gratis del pacchetto Xbox, ragazzi. Avrete anche voi, giocatori di Xbox, una skin gratis. Ed è proprio quella che vedete qua al mio fianco. Ovviamente non abbiamo trovato... Money Talks! Money. Yo, Jala. Blin, so che Jala. E ne pochi son Jala. Blin, can't stop it. Che sì che Jala, can say in front stroke it. Questo, ragazzi, sembra... Grazie, Nicolas. Un bacio grande. Come vedete, ragazzi, la skin è relativa a un militare, sembra. Sembra di vedere sotto addirittura una canotta, sopra dei pantaloni. Si vedono le due tasche sul sedere. Qua di fianco a me, ragazzi, sembrano dei bossoli, ma ancora non lo capiamo. Proviamo ad allargarlo un attimino, vediamo se ci capiamo un po' meglio, ragazzi. No, non si vede niente che prima già non avevamo capito. Questa, ragazzi, è lo scheletrato della nuova skin di Twitch. Di buonanotte ai sognatori della Xbox, ragazzi. Attenzione, vediamo se arriva adesso. Surgulu, ragazzi, guardala qua. Prot, questo, ragazzi, questa è un'immagine della nuova mappa di Fortnite, ragazzi. Questa è quella che vedremo nella season 5. È una figata incredibile. Come vedete, ragazzi, c'è sabbia dappertutto. Allora, nella parte più bassa, sulla destra, ragazzi, c'è tutta la distesa di sabbia. E già lo avevamo scoperto praticamente nei video precedenti. Praticamente, come vedete, ragazzi, tutta la sabbia va a prendere il... dietro il bosco. Perché quella lì è la parte dove c'è, dove sono rapidi e rischiosi, in poche parole, se ho capito bene, perché c'è Salty Lake là in mezzo e il Cerpame là in fondo, ci passa in mezzo il fiume, quindi rapidi e rischiose, acri anarchici, il motel saranno completamente inondati di sabbia. Un pochettino più avanti, ragazzi, dove c'è tra il magazzino e il boschetto, ci saranno delle praterie, e come vedete là in fondo, dove ci sono montagnole maledette, dove ci sono le spiagge, ci saranno degli alberi che cresceranno, quindi una foresta un po' più grande. Potrebbero essere i vichinghi, noi non lo sappiamo, ragazzi. Questo è ovviamente un leak che ci viene dato, non sappiamo se sia real o se sia fake, però chi l'ha pubblicato, ragazzi, è gente ovviamente non italiana, la pubblicazione originale, che pubblica sempre roba veramente veramente incredibile, e dovrebbe essere un file trovato, cioè non ne dovrebbe, è un file trovato nella season 5, che poi Epic Games abbia voluto metterlo senza, cioè per depistarci, o che sia vero, io, ragazzi, vi porto come sempre quello che vedo. Questo, ragazzi, era tutto ciò che oggi avevo da offrirvi, ringraziando sempre alla grande i miei data miner che mi aiutano tantissimo con il canale. Vi invito a mettere un bel pollicione in su se ancora non l'avete fatto, mi raccomando, iscrivetevi in tantissimi al canale, noi ci vediamo in live, ciao.